palazzi comunali al mondo, con la fisionomia e i tratti proprio di un museo. Credo pochissimi. Se mai qualcuno avesse avuto un dubbio in proposito, questo lo è. E questa mostra è l'occasione per sancirlo in maniera definitiva con la città. Io non devo aggiungere nient'altro a ciò che ha detto il sindaco, che è ancora solito soltanto dire, ricordare, come tutti sapete, che Sciuti è uno dei grandi dell'Ottocento, spesso ricordato anche come un pittore del Risorgimento. Quando abbiamo una prova, un esemplare magnifico, e il suo il resto dell'Ottocento pittorico siciliano potete trovarlo al Castello Ursino, da un anno e mezzo tutto esposto. Ma mi piace sottolineare questo aspetto, il legame tra Sciuti e la città, ma in particolare l'istituzione, il palazzo, e poi per quel, non sono giochi della storia, coincidenza, ma cose anche volute, col sindaco Bianco, perché il 1989, lo ricordava la sovrintendente, c'è stata la prima mostra, 25 anni dopo anche le cifre tonde hanno un significato, forse questa non è stata proprio ricercata, è stato, però evidentemente è un auspicio, ha un significato. Ecco, ritorna Sciuti al Palazzo degli Elefanti con questa un'ultima cosa, l'ingegnere di Pasquale, c'è anche questa piccola, che poi piccola non è, ma è anche il segno di come oggi la cultura debba essere interpretata, declinata con l'applicazione delle nuove tecnologie che hanno cambiato tutto, anche il senso comune, l'ingegnere di Pasquale per l'app che ci sarà in occasione della mostra.